Dio salvi la regina, su Fai. Ciao Grizzly, sono Artemisia. Volevo chiederti se è possibile che la stampante non stampi perché il cavetto fa falso contatto. Anche se effettivamente negli ultimi giorni diverse volte mi ha dato problemi proprio quel cavo. Sì, va bene, facciamo così, intanto cambio il cavo, poi casomai se ho ancora problemi ti faccio sapere. Ciao, grazie. Boh. Guarda Grizzly, volevo chiederti se per caso è meglio fare la DSL con il solito operatore o con quello nuovo. Più che altro quello nuovo è da poco sul mercato e la differenza di prezzo mi pare poca. Sì, va, faccio il solito operatore, almeno so che funziona. Grazie sempre, alla prossima! Oh, ma oggi che è? Due squille. Alexander, rispondi tu, va? Buongiorno, sono il signor Esculapio. Le volevo chiedere quando potrebbe passare perché il computer non si accende. Penso che potrebbe essere la ciabatta, perché ieri la signora delle pulizie mi diceva che quando ci ha attaccato l'aspirapolvere faceva falso contatto e si spegneva. Se no aspetti, che ci collego l'altra ciabatta che ho comprato la settimana scorsa. Sì, facciamo così, prima le faccio sapere se funziona. Grazie mille, la saluto. Grizzly, ti prego, aiutami, la DSL non mi funziona. Non funziona manco al vicino, né all'ufficio dell'avvocato qui al primo piano. Non è che per caso può essere colpa dei lavori che stanno facendo qua in strada? Magari facciamo la segnalazione all'operatore e ti faccio sapere. Ciao, grazie. Sì, qui è Esculapio, aveva ragione, abbiamo cambiato la ciabatta e funziona tutto. La ringrazio e mi scusi per il disturbo, alla prossima. Wow! È più bravo di me. Senti, facciamo una cosa. Qua c'è da installare la stampante e l'antivirus. Queste sono le chiavi dell'ufficio. Quando hai finito, chiudi, io ti aspetto a casa. Ciao, eh! Sono io, mi sento sola, questa notte ho voglia di qualcuno che mi faccia compagnia a letto.